Nella persona con demenza ci sono delle modificazioni delle funzioni cognitive, per esempio memoria, linguaggio, attenzione e ragionamento. Queste modificazioni possono determinare un'alterazione della percezione e dell'interpretazione della realtà, che può quindi non apparire più così semplice o coerente come prima. Questa alterazione riguarda più in generale anche gli eventi quotidiani e ciò che la persona vive e sente. Costituiscono il maggior carico assistenziale di quelle famiglie che si prendono cura di una persona che soffre. Questi, sebbene siano dovuti ad una modificazione organica, possono essere scatenati da cambiamenti ambientali che il nostro caro non riesce ad elaborare più come una volta. Riconoscere e prevenire questi eventi, ma soprattutto comprenderne il loro significato, ci aiuta a migliorare la vita del nostro caro e a ridurre la frustrazione. Per comprendere e stare a fianco alla persona con demenza e sostenerla, è importante cercare di capire gli aspetti di modificazione e di espressione del suo comportamento, che può cambiare notevolmente. È importante sempre considerare un insieme di fattori: il danno organico e neurologico e la sua intensità, le capacità cognitive, le competenze residue, le sue risorse, la salute fisica e funzionale, le competenze nelle autonomie, i propri interessi. Conoscere e considerare la biografia, la propria storia di vita, il carattere, la sua personalità, come il contesto relazionale e sociale in cui lui vive. Dietro a un cambiamento del comportamento c'è sempre una persona, persona che comunica un bisogno, a volte un disagio, e la modificazione del comportamento ci fa capire anche che forse sta esprimendo qualcosa. Dobbiamo sempre cercare di chiederci che cosa sta succedendo, che cosa ci vuole comunicare. Che bisogno personale ci vuole esprimere? Sai Alice, mia madre è un periodo che si comporta in maniera davvero strana. Ad esempio, la sento parlare spesso in una stanza, ma lei è sola lì dentro, non c'è nessun altro. Provo spesso a dirle che non c'è nessuno con lei, ma lei o si agita ancora di più, oppure non mi risponde proprio e continua a fare le sue chiacchiere. Non so proprio cosa fare a volte. A me, sai cosa succedeva? Che mia mamma si dimenticava dove aveva messo le chiavi e quando andavo a salutarla che entrava in casa sua mi accusava di avergliele rubate. E quando le trovavo, per esempio, le avevo messe dentro la borsa e le dicevo che si era confusa lei mi diceva che tutti, era convinta che tutti ce l'avessero con lei. Ho imparato nel tempo che la cosa migliore è non contraddirli, ma secondarli cercare di rassicurarli in qualche modo, anche coinvolgendoli in delle altre attività. Dice da un po' di tempo che mio padre, è sempre agitato. È confuso, gira per casa, apre i comodini, va in cucina, fa scrocchi, cerca oggetti che non so a cosa gli servono. E quando io provo a intervenire, lui diventa aggressivo e violento verso di me. Mi prende a malvalore oppure mi strattona via. Io non so veramente più cosa fare. Anche mia zia faceva uguale e io cercavo ogni volta di bloccarla e la riempivo di parole, cercavo di capire perché facesse così e lei si agitava ancora di più e mi spingeva via.
E invece bisogna in quei momenti, io ho visto che è utile in quei momenti lasciare che si esprimano, che si sfoghino in queste situazioni di ansia, di irrequietezza, di tensione, usare un tono di voce calmo piuttosto che riempire, di tentare con le parole di rassicurarli. E questo per me è stato molto utile. L'ambiente penso sia pure importante controllare, tenerlo privo di stimoli che lo possono agitare o oggetti con la quale infortunarsi. Sì, infatti può essere che ci sia stata una causa scatenante di queste situazioni di agitazione e di irritabilità, che una volta compresa non fa più scaturire questi episodi. Si può rendere l'ambiente più semplice di quello che è e con meno stimoli tutti in una volta. Mio marito è muto, non parla più e sta spessissimo sul divano, addirittura con la televisione spenta. E se gli chiedo di aiutarmi a fare qualche lavoretto, mi dice di no, che lui ormai è vecchio e non c'è modo che io riesca a fargli fare qualche cosa. Dice che le cose adesso le devo fare io. E prima invece di sua iniziativa, a volte andava in banca, sai, o andava al supermercato a comprare quelle cose che in casa ci servono sempre. Adesso non fa più niente, nemmeno se glielo chiedo. Guarda Alice, anche mia madre era diventata apatica e si è ritirata, non voleva fare mai nulla e ogni volta che provo a chiederle qualcosa si innervosiva. Una cosa importante che ho capito era di non ossessionarmi troppo nelle richieste e accettare anche i suoi rifiuti. Ha fatto bene più a me che a lei, forse questo. Inoltre, ho dovuto anche cambiare il mio approccio verso di lei, avvicinarmi con gentilezza, con il sorriso e quando riuscivo a farle fare qualcosa, rinforzare quell'attività, perché sapevo che poteva farle bene.